del viale famosissimo di Dio Johnny. Noi poco fa abbiamo mangiato il proprietario, ovvero il panino si chiamava Johnny. E niente, siamo in compagnia finalmente di Valentina. Aloha. Quindi il Red Lipstick 011. Avevamo cioè organizzato questo incontro da 2000 anni. Da mesi. E Pia basta dire, possiamo dire, sapeva che gira la Valentina quella che doveva arrivare, che è meglio. Adesso vi prendo io. Salve! Di nuovo. Stanno prendendo per malate, ma vabbè. Io piango perché tu ti mostri sempre. Piango. E adesso andiamo a fare un po' di shopping. Sì, un po' di shopping. Oh, dai cinci. Dai cinci. Okay. Dai Cainolandia. E poi? Sì, perché andremo da Cainolandia, perché dove ti porteremo tipo la strada. Ah, la è quella strada là. Sì. Cioè, esatto, proprio quella da cui sei arrivata, immagino. È piena di cinesi. E niente, ci vediamo dopo. Ok, salutiamo. Ciao! Bye! Ciao a tutti, questo è un documentario sulle scimmie. Vediamo un bellissimo esemplare di Maria Pia. Io non ho la mano ferma, raga. Ciao! Amica! Che carina, raga. Ma dove andiamo tra poco? Che cosa hai detto? Dove dovremmo andare tra poco? Che ore sono? Alle 10:30, a mangiare le crepe. Minchia, tra poco. Se riprendi, sono troppo bella. Ciao. Veramente. Dai, raccontaci. Davide. Allora, niente, today sono venuta qui. E Maria Pia era ignara di tutto. Sapeva che io mi chiamavo Federica. Ecco. Ed era un'amica di Eleonora. E in realtà ero io. E sono venuta facendo una bellissima sorpresa a Maria Pia. Che aveva questa faccia. Era così. Mi guardava da lontano. Maria Pia mi guardava. E io, ma sei Valentina! Ma sei Valentina! Sono qui da stamattina, abbiamo fatto un po' di giri. Siamo delle deficienti perché non ci siamo scattate nemmeno una foto. No. Niente. Faremo domani. Dopo la nostra postazione dormita. Andiamo a fare la dormiamo. Allora ragazzi, salve. Questo è un video tag, cosa c'è nel mio letto? C'è una borsa. Due borse addirittura, mamma mia. Siamo proprio belli. Comunque, questa è la nostra postazione. Delle forcine. No, c'è il video tag, cosa c'è nel mio letto? Sempre a portata di mano nel mezzo. Una busta di clienti. Un computer. E una maglietta del computer. Un cellulare. Sei pronto? Chi è? Ok. Tre cuscini. Uno, due e c'è il terzo soffletto. Cosa c'è dietro al letto? Comprate questi pazzi. Io non vorrei dirlo, però okay. Sculacciami Maria Pia. I bellissimi occhiali di Valentina, tanto immediati che loro non avranno mai. Perché non avranno mai? Non vedete mai, sono miei. Comunque, ok, niente, quindi noi questa sera dormiremo qui tutte e tre appassionatamente insieme. Cosa succederà? Non si può sono, dire sono no certa ma certissima che in mezzo che qualcuno riuscirà in cinta, no, in mezzo nel buco ci starò io. Che come se che sfigata di me. No, vabbè, dai. In che senso? Io credo proprio che andrà a finire che due dormiranno sul materasso e una bella tranquilla sull'altro, ovvero tu quella tranquilla. Quindi questo è il nostro bug e quindi ci sono io allo specchio. Ciao. Ecco. Che devi far vedere l'outfit of the day. Sì, ovvero cioè, come vedete, vabbè, tutto su tonalità di tortora, vabbè. Pantaloni neri e poi le scarpe. Dov'è? Cioè, guardate che finezza. Io sono uscita così oggi. Quest'anno si usano i colori fluo. Cioè, bellissima, proprio con le pantofole per strada, è stupendo. Non poteva non farlo. Ci vediamo tra po', mi sa, tra po'. Italiano fatti capanna. Bene. Ma noi che mangeremo? Alla prossima cavolata che facciamo. Tutto ciò siamo a digiuno e stiamo morendo. E in tutto ciò
salutiamo. Abbiamo mangiato Johnny all'universitario oggi. Cosa volete mangiare? Abbiamo mangiato due panini da 3 kg. Johnny? Che c'era tutto? Prima nel viale da Johnny. C'era il video, l'abbiamo messo. Ah, infatti, un pezzettino. Beh, ma i panini non li abbiamo fatti vedere. I panini già erano. Li abbiamo ingurgitati. Eh sì. Ci vediamo dopo. Quando combineremo qualche guai. Ciao. Ciao. Vediamo la nonna distesa, proprio strisciante sul pavimento. Che deve prendere? Il gatto. Il gatto che sta là. Mi chiamo. No, 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 sei andata là dietro. Vieni qua. Sto pulendo per terra. No, era già pulito, guarda. Te l'ho garantito. Aia! Come morire per prendere un gatto? La pre... Ora vai a uscire, va? No! Mi scassa. Aiuto! Un bottino di guerra. Non ce la faccio. Aspetta, tirala dalle gambe. Ah! Micio! Micio! Ecco, lei pensa al micio. Tu puoi morire. Non la perde. Micio, wow! Oh. 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 No, ci sei? Ok. Wiggle, 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 wiggle. I'm sexy and then no. Dai, movimento di bacino, voglio vedere. Ok. Siamo pazzi. Basta, voi ci segnalano per il maltrattamento degli animali. Guarda quanto è bella. Quanta pulizia, eh? Sì, io ho pulito per terra. Qua c'è il Michumau. Ciao, è carina. L'abbiamo trovata ieri qua sotto, sotto casa. E l'abbiamo presa e la accudiremo noi per tutta la settimana. Poi la daremo a una signora che al momento non la può tenere perché ha il cane. Poi il gatto salta sul letto, il gatto adesso scappa di nuovo. No! Allora ti uccido. Ok. Con l'hai, Micio. Capisco che mi so. Faremo così. Dobbiamo andare a cucinare, yeah. Sì, ci vediamo dopo. Il Micio deve uscire da qua dentro. Ok. Mentre Valentina va verso il buio, l'altro. Verso il buio. Allora, dica. Che farai adesso? Mi infilerò di nuovo sotto il letto se servirà. E tu? Ma sei andato là dentro? Ha detto, ma va? Mischia, pazza. Era là dentro. E tu lo stai dicendo? Ma l'hanno convinto, tutte e due. Ma cosa stavate facendo? Lo cercavamo. Bah. Benvenuti. Salve ragazzi. Nella nostra cucina. In cucina con dei beauty tricks. Siamo dei beauty tricks. E questa è la nostra cucina. Ok. Vabbè. Sì, è una cucina proprio lussuosa. Lussuosissima. Oggi si mangerà salsicce. E insalata. Maria Pia farà l'insalata. Io sono la dettagliata. Come solo lei sa fare. Ecco. Eleonora farà le salsicce come solo che, lei sa fare. Che sono così ghiacciate che brillano. Hanno diamanti. Hai visto? Solo perché sono per noi. Mi sto ripigliando. Devi prendere sempre l'altro. Lì c'è il miau. Il miau che mangia miau. E loro che cucinano. Interessante. Ci vediamo dopo. Ciao. Ecco che Valentina sta per rubare la cioccolata. È alla ricerca di qualcosa da mangiare. Della cioccolata sperduta. Loro cucinano, io mi sfotto la loro cioccolata. La mia forza è brutale. Ce la puoi fare. Oh mio Dio! Ce l'ha fatta, che emozione! Dimenticate no, tutto. Io ce le ho bagnate. Sono rimbagnate. Dimenticate tutto ciò che vi ho detto nel video. Vabbè, e io adesso sto così per dare da mangiare a Pia. Vabbè. Ecco, bravo. Miam, via. Io non ho mangiato. Come andiamo? Che buono. Bravissima donna di casa. Sì, non fa la scansa fatiche. Sono brava.
mentre cammina sculetta, mentre apparecchia la tavola, con molta eleganza. Guardate quanto è brava. Sta apparecchiando per due. Perché uno non ti piace. Giusto, giusto, non ti preoccupare. Se vuoi, anzi, quelli lì lo sposti dall'altro lato, così, cioè per la TV dico magari, così viene di spalle, non lo so. Boh. Allora vediamo. È l'insalata di Maria Pia. Maria Pia è la donna dell'insalata. E io aspetto sempre ancora qua. Rimanere fedeli al vero. Che si scongeli la salsiccia. Ma ragazzuola, perché due piatti? La salsiccia. Io dicevo, ma cosa dici? Dove gradisci posizionarti? Guardate, che ce n'è tanto romantica. Dimmi dove ti vuoi sedere. Qui. Dove? Qui? Questo è tutto, l'ho portato io. Insalata fatta da Maria Pia. Indovina quali sono le postazioni della tavola quando mangiamo io e Leonora? Non lo so. Qui chi c'è? E io. E quindi ho scelto quello dove non c'era nessuno. Per te, ti aspettavo. Guardate che brava. Facendo esplodere la casa. Tra poco accadrà anche questo. A Eleonora gli sembrava? Cerco una forchetta. No, c'è il libro. Ho bisogno di una forchetta. Che io mangiassi le salsicce. Non so che c'è il libro, non so perché è finito in cucina. Eccoci a tavola. C'è la salsiccia fatta da Eleonora. Questa è l'insalata fatta da Maria Pia e la tavola apparecchiata da me. Yeah! Buon appetito Maria Pia, buon appetito a te, Eleonora, e buon appetito io. Ciao! 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 Fase post-cena. Post-cena, ovvero lavata di piatti. Ormai tanto nei vlog si fanno vedere tutte queste cagate. Quindi, anche noi la Eleonora l'avete mai vista? Lavare i piatti? L'avete mai visto? Ebbene, anch'io lavo i piatti. Anch'io. Anche lei lava. Già. Poi spostiamo delle cose che non hanno. Vale, guarda caso piazza verde, Che prima Vale ha cagato qui, la No, no, ho cagato. Il gatto sì, però. Il gatto ha cagato. E quindi questo, siamo molto contente di essere qui con voi, farvi vedere questi episodi di vita quotidiana. La bagno. Che c'entri in tutto ciò? Ma io dico, tu perché... A dopo, ciao. No. Comunque ti dicevo, io ho preso già un accordo col mio ragazzo. Che se dobbiamo andare a vivere insieme, lui cucina. Io lavo. E io lavo, sì, perché io non... Ma... Può stare morto di fame perché non riesco a cucinare. Che bravo, ti invidiano proprio tutti gli uomini, ti vorrebbero al loro fianco. Vabbè, ma lui sa cucinare benissimo, quindi... Compenso sta... Oddio! Oddio! Mi ha fatto spaventare! Ma stai per uccidere! Stavo per uccidere il gatto! Dice mio! Pulce! Sacco di pulce! Sacco di pulce! Cioè, cosa sta facendo? Mi stai tradendo in diretta davanti a tutti. Sono nuda. No, amore mio, io devo essere però gentile. Il gatto è miau miau. Davvero, che facciamo? Che scherzo. Stavamo contemplando il ciuffo di Pia. No, che non vuole vedere, che lei sta nascondendo. Ma tanto l'hanno già visto tutti nei tuoi video. No, già, che mi vedo. Quindi... No, già che mi vedo. Non è una cosa nuova. Siediti. Siediti. Mettiti comoda. Vabbè, sta ricominciando la scena arte adesso. Vabbè. Cosa bella, vieni qua. Facciamo vedere. Chi cadrà per prima? Particolari sconci. No, questo è il tango, quello. Quello. No, non ti vedo. Non
non si vedono tutti questi particolari. Ti inquadro la faccia o ti inquadro gli occhi? Ok. Valentina, quanti risotti ti sei fatta oggi? Poca. Beauty tricks di merda. Il vostro numero ci scrivete, i pollici in giù, grazie. Se due manco si sanno truccare. Quando finirà il video ti faccio vedere una cosa, vedete se la sapete fare. Wow. Amore, te ti ero un muccio. In casa. Quando mi sposi di nuovo? Adesso. Allora. Scusa, tieni. Mi vuoi sposare? Sì! Oh. Che emozione! Adesso baciami. Oh, dove è il gatto? Dove è il gatto? Ti faccio mio! Amica, no! Mica, amica! Ma tu non senti il gatto? Su cazzi me! Non devi dire parolacce. Io sono amicina con te. Ci sono bimbi che ci ascoltano. Noi siamo diventate maestre. I bambini non andranno più a scuola, guarderanno i nostri video. Bimbi, allora oggi impariamo a dire l'alfabeto. Adesso chiudiamo, magari dopo vi facciamo vedere quanto siamo intonati. Chiuderete il video a quel punto. Se non già l'avete fatto prima. Ciao. Aspetta, però tipo filmarlo. Ciao. Arrivederci. Non permettete mai che vostra madre, com'era, che vostra, la vostra ragazza o vostra moglie coprano zalando.it. Basta.